Queste sono le nuove Normal Tomir 2 e attenzione perché potrebbero essere le prime scarpe da trail running senza difetti. Adesso insieme ne vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo come al solito dalla suola di queste Tomir 2, perché qui troviamo una suola Vibram Mega Grip Light Base con Traction Lug. Light Base vuol dire che è una suola molto sottile che va a ridurre il peso della scarpa, infatti parliamo di una scarpa a 280 grammi. Vibram Mega Grip è la mescola e devo dire che il Mega Grip è sempre un'ottima mescola perché fa sì che questa scarpa tenga praticamente ovunque: roccia, roccia bagnata, anche sentieri bagnati, single track, non ha nessun problema. Traction Lug, poi la tecnologia di Vibram utilizzata per aumentare il grip soprattutto su superfici abbastanza morbide come possono essere fango e neve. Anche qua, grazie anche alla forma del tassello, devo dire che tiene veramente bene. In generale, davvero come suola, tiene praticamente su tutte le superfici. Alle superfici più morbide, alle superfici più scivolose, tiene veramente bene. Aspetto poi, non da poco, che questa suola di queste Tomir è anche molto durevole. Sicuramente ci potreste arrivare tranquillamente a fare 1000 km e dopo potreste anche facilmente risuolarla. Passando invece all'intersuola di queste Tomir, qui troviamo un'intersuola in materiale X-Pure. Un'intersuola, devo dire, con quell'ottimo compromesso tra ammortizzazione e reattività. Ammortizzazione perché ci permetterà di fare delle gare anche molto lunghe, ci permetterà di poter fare tante ore a correre. Reattività perché anche correndo a 4-4,30 km si viaggia veramente bene. Un'intersuola poi con un drop di 8 mm perché è alto 36 mm sul tallone e 28 sull'avampiede. Un'intersuola che rende questa scarpa abbastanza a tutto fare, che la si potrà utilizzare dalle corse medie a quelle più lunghe, ma di questo ne parliamo anche dopo. Un'intersuola poi con una giusta rigidità anche dal momento in cui magari dovessimo affrontare sentieri un pochino più tecnici. Parlando della parte superiore, iniziamo dal puntale perché il puntale forse è l'unico punto che diciamo che secondo me si poteva fare un pelino meglio, nel senso che il puntale è ben costruito con tutta una fascione in gomma in modo tale da non andare a strappare la tomaia. Però non è super rigido, roba che comunque dovrete fare un po' di attenzione a prendere contro quando magari siete su roccia. Per quanto riguarda la tomaia in sé, questo è un monoblocco in poliestere in modo tale da non avere nessun tipo di cucitura, in modo tale che non ci dia fastidio. Una tomaia veramente molto traspirante, come fa sì che questa scarpa si possa utilizzare anche in giornate veramente calde e se doveste guardare qualche fiume si asciugherà in fretta. Una tomaia che poi insieme ai lacci che adesso vediamo fa sì che questa sia veramente molto attaccata al piede. Zona del tallone, troviamo un tallone abbastanza classico, abbastanza imbottito, un tallone comunque che ci permetterà di poter fare anche delle corse su sentiero tecnico perché questa scarpa mi è piaciuta molto per la sua stabilità. Correrci su roccia anche in discesa non si avranno problemi, mettiamogli il piede, lì il piede resta, non si muove, veramente una scarpa che mi ha dato anche un forte senso di sicurezza su terreni più tecnici. Arrivando infine alla zona di linguette e lacci, linguetta di tipo racing, quindi abbastanza sottile ma comunque con una buona imbottitura. Lacci fatti molto bene perché seguono la forma del collo del piede, quindi sono asimmetrici, nel senso che sono diversi tra quelli di piede destro e piede sinistro. Laccio in sé che poi è zigrinato per evitare che questo si possa smollare mentre corriamo. E come vi dicevo, tra tomaia e lacci, queste Tomir calzano veramente molto bene attorno al nostro piede, lo avvolgono proprio molto bene. A livello di spazio sull'avampiede, devo dire che troviamo un avampiede abbastanza ampio, non lo definirei un avampiede wide, però comunque si riesce tranquillamente a fare magari delle corse di lunga distanza dove il piede tenderà ad ingrossarsi. Arriviamo dunque a capire a chi consiglio queste nuove Tomir e soprattutto dove utilizzarle. Le consiglio praticamente un po' a tutti, dal trail runner principiante che sta cercando una scarpa magari col quale camminare tanto durante le gare e spingere solo in discesa, al trail runner che invece sta cercando una scarpa da correre prestazionale con una scarpa con la quale vincere delle gare. A livello di superficie queste sono veramente le scarpe che vanno bene praticamente ovunque. Non portatele su asfalto o su strada cementata perché le rovinerete, ma su tutto quello che è l'off-road veramente tengono benissimo ovunque. Per quanto riguarda le distanze, come dicevo, ci possiamo fare anche una gara dalle medie distanze alle lunghe distanze. Una 100 miglia non sarà sicuramente un problema. Infine, dunque, arriviamo alle conclusioni per queste Tomir 2, iniziando dal prezzo, perché le si trova online sui 140-150 euro.
Un prezzo secondo me abbastanza concorrenziale, perché comunque parliamo di una scarpa sicuramente molto durevole, che può andare bene su tante superfici e soprattutto che sarà facile anche far risuolare una volta che avrete finito la suola. Da questo punto di vista è una scarpa che sicuramente vi consiglio, perché secondo me è una delle migliori scarpe di questo 2024. Una calzatura che davvero mi ha sorpreso tanto e che personalmente andrei volentieri avanti ad utilizzare. Detto ciò ragazzi, una speranza sia stato esauriente e esaustivo, vi ringrazio di aver guardato anche questa recensione, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!